Questo è il secondo anno che a Cleto si sviluppa questo progetto in favore delle persone della terza età. Ci siamo resi conto che aiutare stare gli anziani del nostro territorio vivono una quotidianità fatta quasi di solitudine, ma solitudine intesa anche come territorio vasto, e quindi sono magari vivono nelle campagne, vivono non tutti in centro, e quindi vivendo lontani dal centro vivono una solitudine legata proprio al territorio, alla vastità del territorio. Quindi la presenza dei nostri ragazzi porta loro qualche ora di compagnia, cose da condividere, magari raccontare per loro, per chi vive la quotidianità sola, di fatto di solitudine o della presenza delle stesse persone, magari avere un ragazzo per parlare, per uscire, per raccontare quelle che sono state le loro esperienze, la loro vita, magari può essere anche un modo per farli sentire ancora parte attiva della società. E quindi noi come formatori cerchiamo di preparare i ragazzi all'incontro con le famiglie, che può sembrare una cosa facile, ma a volte entrare nel contatto, nel contesto familiare magari di persone non conosciute, non è poi così scontato, così semplice. Quindi i ragazzi piano piano, tramite un po' di formazione, anche perché la loro volontà c'era, perché sono ragazzi che sapevano che il servizio civile quest'anno, come l'anno scorso, era rivolto a persone anziane, quindi erano già predisposti, ragazzi già che avevano la voglia e la volontà di interfacciarsi con persone anziane. Però solo la volontà a volte non può bastare, come abbiamo in alcune occasioni parlato, perché entrare nel contesto familiare, come abbiamo detto, non è così semplice. Quindi attraverso alcune regole base loro capiscono quando è il momento di instaurare un rapporto più confidenziale, magari ci sono delle persone anziane che non da subito accettano la presenza di un estraneo, e poi magari nel corso del tempo ti accorgi che se mancano un giorno a volte ci chiamano per dirci come mai non è venuto oggi, e adesso magari se il progetto finisce l'anno prossimo ci sarà di nuovo qualcuno che penserà a noi, che si occuperà di noi. E quindi questa è una cosa che a noi gratifica, a noi formatori gratifica, soprattutto ai ragazzi, perché dall'esperienza del progetto dell'anno scorso abbiamo capito che è stato un anno speso bene sia per i ragazzi, perché gli ha lasciato un ricordo, e tanto più per le persone anziane che appena è finito il progetto chiedevano se l'anno successivo il progetto sarebbe stato rivolto agli anziani oppure si cambiava. E quindi noi siamo contenti di questo, e penso che pure i nostri ragazzi di quest'anno, strada facendo, ci accorgiamo che sono felici della loro esperienza.